Ciao ragazzi, oggi siamo con Planet of Lana, un platform puzzle game in 2D a scorrimento laterale, molto simile a titoli come Limbo e Inside. È uscito il 23 maggio su console Xbox e PC, è incluso al Day One sul Game Pass. E io lo sto provando su PC Game Pass. Ora, io sono molto, molto, molto affezionato a Limbo, soprattutto, piuttosto che Inside, e spero che questo titolo possa avere più o meno lo stesso impatto che ha avuto Limbo tanti anni fa. Quindi, proviamo. L'ambientazione, comunque, dovrebbe essere molto meno cupa rispetto a Limbo, staremo a vedere. Mi piace molto lo stile grafico, c'è scritto che è fatto a mano. Disegnato a mano, che per me è già un plus. E sul movimento ci arrivavo anche io. Ok, parlano la lingua di The Sims. Forse, non lo so. Non vorrei dire una cazzata. Iniziamo benissimo. Allora, già sappiamo nuotare, quindi l'acqua non è tossica come nella maggior parte dei giochi. È un punto a favore. Che un macellaio che affetta la carne dovrebbe essere pericoloso. Che senso ha? Forse avrei potuto saltare. Una creatura nera, oscura. Vabbè, quindi era un villaggio di palafitte, probabilmente anche di pescatori. Il pianeta, vabbè. Continuo a dire Lana, ma non credo che sia. Ah, ok, è un puzzle game, quindi. Come facciamo a spostare questo carretto? Con la X, ok. Giusto. C'è l'erba alta, quindi probabilmente possiamo anche nasconderci da eventuali pericoli.
Vediamo. Penso siano fratelli e sorella. Ah, ci si può covacciare sia con LB che LT. Quindi è lo stesso. Vabbè, ma su questo tipo di giochi non è che si utilizzano moltissimi tasti, quindi che siano ripetuti ci sta. Sta cascando qualcosa dal cielo? Scie chimiche, ragazzi, scie chimiche. Vedete come si è rannuvolato? Scie chimiche. Alieni? Alieni, sì. Ah, hanno una gabbia. Sì, per catturare le prede. Torniamo indietro. Ad avvertire tutti, no? Ma con sta flemma non so se arriveremo in tempo. Ops, ecco qua, l'erba alta subito. Vai. Sì. Non credo che ci possiamo immergere, ma non c'è neanche la necessità di farlo. Al momento c'è ben poco da fare se non questa zona introduttiva l'incipit della trama del gioco, il motivo che ci spingerà ad andare avanti.
E il macellaio? Poi era una donna. Tutto tranquillo, compriamo le aste di legno per passare. Sembrava tanto bello colorato questo gioco e subito si è oscurato con poco, è bastato pochissimo. Dove ci stiamo dirigendo effettivamente? Ululiamo alla luna piena? Ci trasformiamo? Bella colonna sonora comunque, per il momento. Ma me posso muovere o no? Quindi sveniamo proprio in mezzo al niente, così che non siamo neanche coperti e non ci trova nessuno, anzi, ci fanno dormire in pace. Vabbè, a questo punto possiamo dire che lei si chiama Lana e il fratello Hilo. E Planet of Lana potrebbe essere il pianeta di Lana. Lei, dove vive lei. Non che il pianeta si chiami Lana. Hilo? Dettagli, dettagli. È tornato il bel tempo, pare maggio comunque. Mattina sole, pomeriggio tempeste, adesso di nuovo sole. A quanto pare urlare Hilo non serve a niente. Anche perché... Come fa a rispondere? Eee!
Ah, quindi questo coso è un cinghiale alieno. Poi, tipico di questi giochi, ci sono queste creature oscure che vanno a raffigurare i nemici. E sono sempre nere, poi grosse. Questa neanche tanto. Però probabilmente con un mozzico ci ammazzo. Game over. Per il momento meccaniche abbastanza semplici, anche facili da capire, da intuire quel che bisogna fare, ma vabbè, siamo all'inizio. E da una parte spero che ci siano dei puzzle andando più avanti, più impegnativi, però è anche vero che più sono facili, più io sbaglio a farli, non... perché penso sempre a... Ok. Vabbè. Come non detto. Allora, non possiamo mollarlo completamente. Ah, giusto, certo. Facciamo così. Così che si alza a metà. Possiamo arrivare laggiù? No. No. Il momento della verità è qui che si vede la differenza tra i ragazzini e gli uomini. E lì c'è un'altra cassa, quindi il primo obiettivo è andare di qua, a sinistra. Credo che fosse così facile. Era così facile. E mi complico la vita per delle cose semplicissime. Mo con due casse sono bravi tutti. Allora. Per prima cosa io devo andare, devo alzare il più possibile quella lì. No? Questa qua. Devo andare per forza di cose sopra questo. No, era facile. Era di una facilità incredibile. Ecco, ho messo il peso. E mo. Questo qui non si alza più. Non scende più. Allora, non posso tornare di sopra. Qui non c'è niente. Sono stato visto e sono stato mangiucchiato. Fino a dove arriva sto cinghiale? Là. Forse lo devo attirare. Prima magari.
Una volta tirato lo scavalco, vediamo. Esatto. Non pensavo avrebbe. Ho capito, dovevo fare così, ma. Saltato in anticipo? Ho capito, ma ci dovrei arrivare! È strana sta cosa. Non ci arrivo. E quindi? 2 hours later. Bisogna saltare e aggrapparsi alla sporgenza dopo. Ma non ci arriva. E non mi pare di saltare proprio in anticipo, eh. Andiamo un po' più in giù. Finalmente. Mamma mia. Frustrante, eh. Sinceramente potevano farlo un po' meglio questa parte. Cioè, era ovvio che bisognava fare in quella maniera, però. Mettimela leggermente più vicina in modo tale che anche se salto con un pochino di anticipo ci arrivo. Ma così. Posso spostare. Ah, questo è quello morto. Cos'è? Un pezzo del puzzle. Va bene. Ho sbloccato un achievement, ma non so cosa sia. Perché li ho tolti. Mi facevano scattare la registrazione. Senza senso. Xbox, ragazzi. L'app Xbox su PC è meravigliosa. Ah, quindi se lo devi mangiare sto tentacolo, no? Capito. Ah, no, aspetta. Una trappola per topi. Va bene, non indugiamo, l'ho capito. E così l'abbiamo liberato. E fin qui. Ci siamo, no? Signor Topastro, so che devo arrivare lì, ma si può spostare questa gabbia? Forse è da chiusa. Vediamo. Ok. Dovrebbe essere sufficiente? Non lo so. Mi auguro di sì. Mi auguro di sì. In teoria. Sì, aveva voglia. Mi piacciono le animazioni di come si arrampica comunque. Allora, c'è un po' di stuttering. Secondo me, attraverso al stuttering. Mo' io non so se questo è un gioco. Ma non credo sia in Unreal Engine. Comunque, andando avanti, ogni tanto c'è un po' di. C'è dello stutter. Proprio quando deve caricare una nuova area. Anche abbassando il frame rate ci sono, quindi. Però vabbè. A me non frega niente, poi. Non so.
quanti hai? Queste tavole marce che ci fanno cascare continuamente. Allora, questo si può rompere. E mo come ci torniamo sopra? Scendendo giù. In basso, ha senso, no? Allora, probabilmente questa era la strada corretta da seguire. Non so se ho perso qualcosa, però. Mi tiri giù la corda? Ah, ma tu sei un... tu sei meraviglioso, sei fantastico. Abbiamo un topo per amico. Anche se sembra più un criceto in realtà, tipo Antaro, bello cicciotto. I porcellini d'India. Sì. Belli, fantastici, meravigliosi. Bello, bello. Bello scorcio. Un'altra trappola. Yeah. Sono delle macchine, ma sono astute. Allora, c'è dell'erba bassa. Alta, volevo dire. Sotto di noi. Dobbiamo spostare la gabbia, salire su, liberarlo, eccetera. Questo è abbastanza ovvio e semplice. Non so se ci vedrà. Sì, ci ha visto. Cazzo, può pure saltare. Allora sono problemi. E allora sono problemi. Quindi sposto la cassa, torno indietro. Aspetto che... si rifà indietro, poi salto. Va bene. La cosa buona è che ce l'hanno con tutti, esseri umani e bestie, non fanno sconti. Immagino di doverlo liberare nel momento in cui non guarda, no? Ops. E ora? Dammi la corda, sbrigati! Ah, ma lui non vede, giusto perché c'è il muro. Ma... vero, vero, vero. C'è la parete, chi la... non ci stavo facendo caso. Qui... una sorta di porcellino d'India, sì, sì, sì. E ha trovato un'altra strada. Siamo in paradiso. Siamo morti. Ci sta. Lana! Ilo! Ora troveremo tre tombe. Ah no, lui è qui. Sarebbe stato bello, macabro, ma bello. Dai, magari la troviamo veramente. Mai dire mai. Ti prego, fa sì che sia così.
No, ci svegliamo. Ci svegliamo. Sta sentendo il battito, il polso. Mui si chiama. Meno. Fama lo tiga, Mui. Olai, Ilo. Andiamo allora. Si può accarezzare già sta cosa, ha vinto. Il gioco dell'anno. Se ha vinto Stray, può vincere anche uno che accarezzi un porcellino d'India. Che è anche più bello. Vabbè, basta. Okay. Ragazzi, il video termina qui. Artisticamente mi piace tantissimo. E infatti questo gioco voglio portarlo fino alla fine, voglio portare un walkthrough di tutto il gioco. Quindi se vi interessa questo e altri tipi di contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete. Grazie mille per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!